Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro la mia routine settimanale di pulizia della camera da letto. È una pulizia che faccio solamente purtroppo una volta alla settimana perché lavorando tutta la settimana appunto non ho tempo per dedicarmi alla pulizia approfondita della camera da letto e in generale della casa, appunto lo faccio solamente il sabato. Parto subito con mettere in ordine e sistemare tutte quante le magliette e gli indumenti che lasciamo sparsi per la camera e appunto ne approfitto per vedere anche quello che deve essere lavato e quello che invece va solamente magari stirato o magari appunto va solamente di posto negli armadi e nei cassetti. Una volta fatto questo, procedo con togliere le lenzuola dal letto e metterle in lavatrice e appunto cambiare le lenzuola con delle lenzuola pulite. Ne approfitto anche per, visto la giornata di sole che c'è in questo caso, per mettere fuori la coperta sullo stendino al sole e farle prendere un po' d'aria. E nel frattempo appunto mi dedico alla sistemazione del letto. Appunto vado a sistemare il coprimatrasso, le lenzuola, insomma faccio il letto come penso qualsiasi persona lo faccia nel mondo o perlomeno in Italia, non so negli altri paesi come facciano il letto. Metto le fedele ai cuscini e sistemo il letto come più mi piace. Ultimamente sto preferendo questo modo di sistemarlo un po' all'americana, anche se in realtà mi mancano alcuni cuscini. E finalmente ho sistemato il mio letto, lo vedo sistemato e anche in tinta, se avete visto bene, con il muro di dietro. Una volta che ho finito il letto, passo l'aspirapolvere in tutta la stanza, soprattutto mi concentro sotto il letto e nella zona in cui dorme Mia, perché preferisco che appunto sia pulita per me e per lei, e poi appunto continuo con lo spolverare i vari mobili che ho nella camera e quindi la cassettiera, e tolgo tutto, spolvero poi il singolo oggettino che c'è sulla cassettiera, procedo anche nei due comodini, pulisco anche il letto anche se qui non si vede perché appunto la testata è più spessa quindi si deposita parecchia polvere. Pulisco anche la struttura del letto e dopo aver fatto questo vado a pulire la mensola che ho vicino alla porta, che dà diciamo di fronte all'armadio. Se non sapete di cosa sto parlando, vedete l'home tour che ho fatto in qualche video precedente e vi lascio qui nelle i, così capite bene insomma dove mi sto girando, a destra e a sinistra della camera. E poi una volta che ho finito di spolverare, passo a spolverare le lenti dell'armadio, a pulire con un normale detergente per vetri lo specchio, perché è quello che veramente si sporca di più perché si apre, è un'anta scorrevole, quindi tutte quante le ritagliate delle mani rimangono sempre e mi sporcano il vetro, porca miseria. E anche Mia, che le piace insomma specchiarsi e poggiare il muso tutto quanto bagnato sul mio specchio. Una volta che ho finito di pulire anche l'armadio, passo all'ultimo step delle mie pulizie, e cioè appunto lavare a terra.
con questo mocio che mi ha rivoluzionato il modo di pulire, soprattutto perché non mi bagno le mani e non mi spezzo la schiena. Se volete ve ne parlo in qualche video magari. E quindi niente, appunto, pulisco, lavo sotto il letto e lavo insomma tutta quanta la stanza. Quindi queste sono le mie pulizie, se vedete sono molto semplici perché non ho chissà cosa di mobili e di vari oggetti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, soprattutto fatemelo sapere così ne posso fare anche degli altri. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!